Roberto Musacchio, Transform Italia. Sì, grazie all'invito, grazie a Claudio, Lino e Paolo. Transform è il centro studi del Partito della Sinistra Europea, una fondazione europea che ha grandi gruppi come la Rosa Luxemburg in Germania e piccoli gruppi come siamo noi di Transform Italia. Io mi soffermo in particolare su quello che è stato il lavoro di questi ultimi anni che abbiamo fatto, che è stato quello proprio di cercare di capire le responsabilità dell'Unione Europea in questo clima generale di guerra. Quindi mi ha detto stamattina, si sa quando si comincia a sparare, ma bisogna vedere prima perché si è cominciato a farlo, e anche le difficoltà della sinistra. Di questo non parlerò, però dobbiamo sapere che di fronte a questa guerra ucraina c'è una difficoltà anche forte nella stessa sinistra alternativa del Parlamento europeo. Quindi un'esperienza italiana forte anche di un consenso popolare e di materiali come quelli che vengono fuori da questo convegno sarebbe particolarmente importante. Io ricordo che 4 anni fa, quando cominciamo questo ciclo di riflessione sul Transform Italia, presi a pretesto uno speciale che era uscito sul manifesto di Le Monde Diplomatique, che diceva che il trentennio dall'89 al 2019, così era, aveva determinato in Europa un cambiamento degli scenari demografici, economici, sociali, politici, pari a quelli di una guerra. Eppure si diceva che insomma dopo l'89 era stato un periodo di pace. Mi colpì perché, appunto, tutto torna, uno dei paesi più colpiti da questi stravolgimenti era proprio l'Ucraina, che non fa parte dell'Unione Europea, ma fa parte di quel quadrante dell'Est che, come la Polonia, la Bulgaria e gli altri paesi, avevano avuto conseguenze molto forti da quelle che poi sono state le politiche liberiste dell'Unione Europea, in termini di perdita proprio di popolazione, di perdita di riduzione di aspettativa di vita, di maggiore mortalità e di maggiore espatrio verso le aree più ricche, in primo luogo la Germania. Allora io penso che noi dobbiamo ragionare su come l'Europa ha affrontato il dopo 89, andando su dei terreni che sono di guerra economica, di guerra sociale, ma anche di guerra militare. Il primo, lo voglio dire, sono gli atti di guerra economica. Io considero il trattato di Maastricht un atto di guerra economica fatto verso i lavoratori europei, ma complessivamente sullo scenario mondiale. Lo dico, sono parole forti, perché molti hanno votato il trattato di Maastricht, non lo fece la Rifondazione Comunista, ma perché quello non è un atto di integrazione europea, è al contrario la messa tra parentesi delle costituzioni del dopoguerra e soprattutto quella che Gallino chiamava l'inizio del rovesciamento della lotta di classe. Ho prima citato dei dati demografici, credo che vadano citati anche brevissimamente i dati economici e sociali. L'Unione Europea è una delle aree del mondo dove sono maggiormente aumentate le diseguaglianze economiche. Se pensate semplicemente alla condizione dei salari italiani, che sono emblematici da questo punto di vista, che stanno sotto il 90, è un esempio vivente. Ma complessivamente, ad esempio, la tassazione sulle imprese in Europa è scesa di 10 punti da quando è stato fatto il trattato di Maastricht in poi. Questo è un elemento che ha modificato radicalmente gli scenari, che ha tratto forza lavoro da una parte e verso l'altra, e si è comportata così anche verso le altre aree del mondo. Basta pensare ai trattati di partenariato economico fatti con l'Africa, e quindi ha agito concretamente la lotta di classe rovesciata. Dopodiché abbiamo anche gli interventi naturalmente militari o anche gli interventi indiretti, perché per esempio nell'ex Jugoslavia abbiamo avuto gli uni e gli altri, abbiamo avuto il doppio standard, lo chiamava stamattina Pasqualina Napolitano, cioè le ragioni per cui si è bombardato Belgrado sono le ragioni opposte a quelle per cui si difende l'integrità del territorio ucraino, sostenute dalle stesse personalità ma in modo assolutamente opposto. I riconoscimenti che sono stati fatti, l'intervento militare, tuttora ho visto l'altro giorno il Parlamento Europeo ha invitato l'opposizione bielorussa in aula. Non mi risultano inviti all'opposizione dei curdi, a quella dei palestinesi, non mi risultano inviti ad Assange, eccetera, eccetera. Mi risulta quindi, diciamo, una politica di destabilizzazione che è proceduta anche per le guerre, la partecipazione alle guerre NATO e statunitensi, ha imprese improprie come quella della Libia. È un percorso di allargamento in cui c'è stato un rincorrersi tra Unione Europea e NATO.
Guardate, lo dico, io sono contrario a delegare le responsabilità dell'Unione Europea. Cioè, io non penso che l'Unione Europea sia cappuccetto rosso in bocca al lupo cattivo. Io penso che c'è un prevalente dato dall'imperialismo statunitense, dato dalla NATO, ma penso che ci sia una scelta consapevole delle classi dirigenti europee di stare dentro questo contesto, in questo quadro, anche pagando dei prezzi. La Germania accetta che gli venga bombardato Nord Stream, in cambio sta realizzando il più massiccio investimento di riarmo nazionale che si sia mai visto dalla storia della Seconda Guerra Mondiale in poi. Gli allargamenti sono andati in questa maniera, arrivava la NATO e poi arrivava l'Unione Europea, zone di influenza militare ma zone di influenza economica sociale, mercati del lavoro. La Germania stessa ha fatto un doppio standard con l'unificazione tedesca e quant'altro. Un terzo punto fondamentale è questo carattere anche retroattivo che ha avuto questa azione. Noi abbiamo un processo di revisionismo storico massiccio, corrispondente anche alla modificazione degli equilibri politici che si sono determinati nell'area dell'Unione Europea. Ma io ho fatto il parlamentare europeo, vedo Marco Botenga che arriva adesso, che è parlamentare adesso. Le cose che gli vengono sottoposte a lui, al voto, parlo così tranquillamente perché lui capisce l'italiano, sulla storia della Seconda Guerra Mondiale sono totalmente diverse da quelle che ho votato io in Parlamento Europeo. Quelle che votavo io riconoscevano la verità storica di come è andata la Seconda Guerra Mondiale. Quelle che deve votare lui, che vengono sottoposte, sono un processo completo di revisionismo storico che ha delle conseguenze devastanti. E che arrivano fino al punto che la signora Ursula von der Leyen, che non ha niente a che fare, ci fa rimpiangere la presidente di prima, non ricordo più come si chiamava, la leader tedesca, brava, nel fare il precedente discorso, ne ha fatto uno adesso, ma cito quello dell'altro anno sullo Stato dell'Unione Europea, ha dedicato uno spazio all'antifascismo come esempio della regina Elisabetta. E si è dimenticata di citare Gorbaciov, che era morto una settimana prima e che era quello che aveva tenuto dentro la sede del Consiglio d'Europa un discorso sulla Casa Comune Europea che diceva qual era l'orizzonte storico in cui venivamo situati nel dopoguerra, cioè quella della Casa Unica all'Atlantica di Urali che metteva insieme appunto la realtà europea nata dalla lotta antifascista. Noi siamo in una fase invece in cui le classi dirigenti hanno scelto altro, secondo me, per seguire i canali della lotta di classe rovesciata e per una ripresa di dimensione imperialistica propria delle classi dirigenti europee. Siamo dentro una guerra costituente, le cose sono molto chiare. Si investe direttamente in militare, 36% più di spesa militare, con investimenti di alcuni paesi che sono impressionanti. Polonia e Germania fanno investimenti militari impressionanti. La Germania è in una situazione complicata, complessa, non ho tempo per dirlo, i sondaggi ci dicono anche di una presa della destra, eccetera, eccetera. Credo che sia ormai normale pensare di sdoganare la destra più o meno post-fascista in questa nuova maggioranza europea. La signora Ursula von der Leyen si accompagna spesso e volentieri alla signora Meloni, sono scenari che vediamo. Abbiamo, diciamo, una partecipazione, vado a finire, dell'Unione Europea, quella che io chiamo una sorta di globalizzazione, fase orwelliana della globalizzazione, in cui ci sono vari sistemi che si combattono, si mischiano un po' facendo questo dibattito, dico Claudio, che mi pare che sia lontano adesso, tra impero e imperialismo. A me pare che si stiano sommando. Noi abbiamo gli imperialismi tipo inizio del Novecento che si combattono tra di loro, ma poi abbiamo un grande impero finanziario che fa sì che dentro la guerra prendiamo l'energia, tutte le multinazionali dell'energia, da Gazprom a Eni, hanno fatto profitti giganteschi, tutti veicolati attraverso quei santuari intoccabili che sono quelli del mercato finanziario. Per questo io penso che noi dobbiamo affidarci molto a questa questione della pace come costituente di un altro punto di vista. Io credo che noi non possiamo semplicemente pensare che ci siano le contraddizioni geopolitiche che ci risolvono. Io guardo con grande attenzione ai BRICS, ma naturalmente i modelli sociali dell'Arabia Saudita o di altri paesi che partecipano in quella direzione non sono i miei. Come diceva Fausto Bettinotti, nel perfetto che ha fatto, io penso che abbiamo bisogno
di avere un rirovesciamento della lotta di classe. Lo diceva anche Alfonso nel suo intervento. Noi abbiamo bisogno di rimettere i piedi per terra, rendendo nuovamente protagonisti coloro che lo sono stati nel Novecento, nel momento in cui siamo riusciti a rovesciare il nazifascismo. E dunque la lotta per la pace si incrocia con quella per la costruzione di un nuovo movimento operaio, si chiama globale, che sia in grado di affrontare questa situazione. Grazie.